Buongiorno, sono Carlo Scattolini di Peschiera del Garda, storico e scrittore, e sono qui oggi per raccontarvi una pillola del mercoledì sulle curiosità del nostro paese. Siamo qui in Piazza Ferdinando di Savoia, in una prossima puntata spiegheremo anche chi è, conosciuta meglio come Piazza d'Armi, e facciamo vedere e spieghiamo quel poco che rimane di quello che era il vicus latino, ovvero del periodo che va dal primo secolo d.C. alla fine del quarto secolo d.C. La Peschiera romana. Questi reperti, questi ruderi, vengono alla luce nel 1974 con dei lavori di recupero di quest'area vicino alla chiesa. La superficie ricoperta da queste vestigia era molto più estesa, è stata nel tempo per ragioni anche di interesse, nel senso che non erano così fondamentali questi pezzi di muro, è stata racchiusa in quest'area. La parte più interessante sono dei mosaici molto semplici, in scaglie di marmo e cacio e pesto che si trovano sul lato occidentale di questo piccolo parco archeologico. Non si conosce l'utilizzo di questi edifici e nemmeno si riesce a ricostruire sulla pianta di quello che abbiamo la loro edificazione. Probabilmente sono edifici costruiti in tempi diversi su edifici precedenti, perciò muri abbastanza complessi da interpretare, che però lasciano una curiosità, il fatto che sono dotati di una moderna per il tempo, fognatura. Perciò sicuramente erano edifici importanti, destinati a cose importanti. Ci sono appunto i mosaici e ci sono le fognature. Dobbiamo ricordare che Peschiera, in quel periodo che va dal primo secolo alla fine del quarto secolo d.C., è stato uno snodo importantissimo per i mercati che scambiavano merci dal nord al sud dell'Europa. Era sulla via Gallica che portava alle regioni transalpine ed era sede di un Collegium Nautarum Arilicensium, un'unione di barcaioli che aveva la possibilità appunto del commercio navale per tutto il Basso Garda e per il fiume Mincio. Ecco, siamo vicini alla chiesa di San Martino, che a sua volta è costruita sulle fondamenta di un più antico tempio, di cui noi abbiamo vestigia da una lapide ora conservata al Museo Lapidario Bresciano, che ci indica che vi era un tempio di epoca romana dedicato alla divinità di Nettuno, il dio delle acque, di cui secondo un'antica leggenda Benaco ne era figlio o figliastro. Vi racconto un'altra piccola pillola di che cosa è il nostro paese e quali sono le sue vicende. Siamo nel centro storico, siamo in una piccola via che oggi è chiamata Vicolo Teatro, ma una volta era parte di quello che era Vicolo della Disciplina. Perché? Perché vi era la sede, vi era una chiesa, la chiesa della Confraternita della Disciplina. Questa chiesa è andata distrutta, è stata sostituita da edifici militari, prima una stalla, poi era diventato il teatro della guarnigione, ma conserva un dettaglio. Il dettaglio è qui su questa parete, vedete, in marmo. Questo è il simbolo della Confraternita della Disciplina. Sono due flagelli incrociati che indicavano appunto la disciplina fisica. Cos'è la cosa interessante? La cosa interessante, torniamo indietro nel tempo, siamo nel 1510, quando c'è il fatto della Madonna del Frassino, ovvero quando il Bartolomeo Broglia troverà la statuina sull'albero del Frassino, in località Frassino, e la porterà in paese. Non la porta nella chiesa parrocchiale, bensì la porta nella chiesa della disciplina, ovvero la porta in quell'edificio che sorgeva qui alle mie spalle. Quindi abbiamo scoperto che la prima dimora della statuina, che oggi è conservata nel monastero, nel santuario, pardon, della Madonna del Frassino, era qui dietro di me. Siamo qui in via Bergamini, conosciuta anche come via dietro la chiesa, e per raccontare un piccolo aneddoto, una piccola curiosità divertente sulla nostra bella Rilica. Allora, in questa via, qui alla mia destra, come potete vedere lassù, c'è un'immagine mariana, una bellissima bellissima, c'è cioè un'immagine classica, la Madonna con il bambino in braccio, di fattura alquanto dozzinale, alquanto scarsa, ma ha una curiosità divertente. Come potete notare, sulla mano destra della statua della Madonna,
vi è un oggetto, questo oggetto a forma di parallelepipedo, oggi dopo un restauro si intuisce che è un libro chiuso da una cinghia, ovviamente sta a indicare i testi biblici. Nel passato, prima del restauro, questo oggetto era semplicemente visto come un parallelepipedo. Gli abitanti di Peschiera lo chiamavano il saon, cioè nel senso il pezzo di sapone. Consideriamo che Peschiera, una delle fonti di reddito principali per quasi 200 anni, è stato il lavoro delle lavandaie per le guarnigioni militari. Perciò il sapone era una cosa molto conosciuta e importante. Quindi questa statua veniva normalmente appellata come la Madonna del Saon, ovvero la Madonna del sapone, ma con la duplice eccezione. Non solo come sapone in quanto strumento delle lavandaie, ma anche per prendere in giro quei personaggi che si vantavano troppo, in dialetto i saoni, ovvero il saon, colui che sa. Perciò quando qualcuno all'osteria si vantava di questo o quell'altro, di conoscere fatti che normalmente non conosceva, veniva detto vai a trovare la Madonna del saon. Ecco, questo è un piccolo aneddoto, una piccola curiosità che mi fa piacere che non vada perduta. We'll be right back.